had my way, I wouldn't change a thing, wouldn't change a thing. 'Cause you're my obsession, you keep me in the dark to see your spark. You're keeping me guessing, messing with my heart. Fermi tutti, fermi tutti. Ma che è sta porcheria? Ma poi questa musica, stoppate sta musica per favore. Ecco, dai, ma porca miseria. Oh Marco, ma che stai combinando? Il video di Daniel. Ho capito, il video di Daniel è questa porcheria. Ma sì, dai, è un matrimonio, è normale che ci siano queste cose. Dai, se finisca di dire stronzate. Perché a quest'ora ci saranno gli invitati che baciano a terra. Ma ti immagini 28 anni di foto di Daniel? Cioè, no, dai, se volete guardare a Daniel, guardatelo ora così, guardate come è combinato. Ma no che lo facciamo vedere le foto. Cioè, scusate, facciamo un video a modo nostro, andiamo dalla gente, intervistiamo, vediamo cosa pensa di Daniel e vediamo quello che esce fuori. Perfetto, io sono d'accordo. E va bene, dai, facciamo come dite voi. È giusto così. Facciamo la modo nostro. Pensaci bene prima di rispondere. Quello che mi posso ricordare di lui, che era un pochino pignolo, che non dava assai confidenza, non passava mai i compiti. Forse una volta, ma è stata forse proprio, è l'unica e sola, perché poi del resto pensava sempre i cazzi suoi. Oh, pobacco! L'unica cosa che faceva era studiare, non me lo ricordo mai con nessuno, manco fidanzato, penso. Ma che te frega a te? Quella è un'altra cosa che mi ricordo di lui, che entrava sempre a scuola e diceva sempre: mamma mia, non so niente, non so niente oggi che gli devo raccontare. Poi arrivava davanti al professore, papà, come una macchinetta, tutte cose a memoria. Io mi ricordo che una volta ha fatto un'interrogazione con il nostro professore Cacciola e a un certo punto, mentre parlava, gli è scappato un piccolo soffietto e il professore piano piano si andava allontanando e lui lo tirava e gli faceva: no, resta qua, resta qua, resta qua. Ma chi è qua, matta? E tanto con i professori leccavo un po', però, ma... Faranno la fila le persone per parlare bene di Daniel, perché comunque qua a Canneto è molto amato, va? Ma è un, il sindaco di Canneto, lui. Quindi, meglio di lui, dopo che me ne sono andato io, sicuramente... avrà fatto una bella propaganda elettorale e adesso sarà molto amato. Allora, signor Gianni, le posso fare un'intervista? Siamo qua perché tra qualche giorno, come lo sa, come saprà, Daniel si sposa. Chi è Daniel? Ma che cazzo siete voi? Daniel D'Ambra. D'Ambra? Sì. Cacace? Cacace. Ah, Cacace. Erventresca, mandrà che piace. E allora, niente, stiamo pensando di. Abbiamo pensato di andare in giro a cercare le persone che in qualche modo hanno avuto a che fare con lui, no? Per una questione. Per un che fare no, ma a che fare no. No, no, a che fare. Sappiamo che Daniel ha lavorato per tanto tempo qua, sì, no? Sì, vero. Sì, me lo ricordo. Abbiamo pensato di venire a intervistare, giusto un ricordo, un pensierino da consegnargli prima del matrimonio. No, ricordo, Daniel è un bravo ragazzo, peccato che lungo la strada si è perso lungo la strada. È dato un pochettino, quando cammina si muove tutto. Così. Non lo so, ha il dolore artrosi o un'altra cosa, non lo so che ha. Ma comunque è un bravo ragazzo, comunque, dai. Ah, quelli che fanno parlare nel vicolo, boom, con martello. Ora diventeranno suoi vicini di casa. Bravo, sono contento. Per... Ma non c'è un episodio in particolare che si ricorda? Ma che rompevo tutti i bicchieri, rompevo tazzine, questo sì. Ma tanti, no? Rompevo tazzine, scatole, altre cose. Comunque, ma scatole di cartone o scatole di carne? Ah, che cazzo è stato dicendo? Comunque è un bravo ragazzo, tutto sommato. Peccato che anche lui ora si sposa pure lui e farà fino ad un periodo bruito. Ah, sì. Vabbè, ma c'è una bella ragazza a fianco. Sì, questo sì, però bella ragazza, è lui che non è un bel ragazzo.
pensa che mi fia. Ma quando lavorava qui, che ancora non c'era Rosy, come Rosy è un femminiero, va, i film non ci piacciono, non è che... Beh, meno male che mi piacciono le femmine. Venga, si sposa e finisce da... Lui continuerà sempre sulla buona strada. Meno male gli piacciono le femmine, ci prova solo con le femmine. Speriamo che non cambi a lungo andare, non cambia con il tempo. Che sai, le cose così sono. Basta che poi ti mozzica la musca, andare ricchia e finisce. Che senso? Vabbè. Grazie comunque. Grazie a lei. E auguri per Daniel. Mi so. E figli maschi. Un gelato glielo offriamo quando gli nasce qualche bambino. Tutto quello che vuole Daniel. Vabbè. Tutto quello che vuole, pagando. Fatto bene che hanno sposato. Marco, oggi inutile, giornata persa qui, non c'è nessuno. No, la giornata persa non la possiamo perdere, qualcuno qua a Canneto lo dobbiamo intervistare per forza. Cioè a Canneto qua, al paese suo, a qualcuno lo dobbiamo prendere. Cioè penso che meglio di qua nessuno potrà parlare meglio. Ma che cavolo intervistiamo? Andrea, un Gianmarco. Ah, guarda, stanno giocando a carte. Andiamo. Stavo pure cadendo. Oh raga, una cosa su Daniel. Oh, cazzo. Una cosa su Daniel, non c'è Daniel. Oh, Andrea. Ah, non c'è. Gianmarco. Ah, non c'è? Ma siete impazziti. Hai fatto spaventare. Ma siete veramente? Siete fuori di testa. Mamma mia. Minchia, Daniel. No, speriamoci allora. Ehi, ragazzi, Daniel, oh. Cioè, gioca sempre a carte con voi. Appunto per questo. Signore, le scarpe. Noi avevamo capito, c'è Daniel che vuole giocare, minchia. No, giochiamo io e lui. Ma scusate, non ho capito, per qual è il problema? No, si mette sempre a piangere, vince, perde. No, non si può fare sta vita. Ha ragione Gianmarco, praticamente ogni qualvolta noi giochiamo a carte lui si mette a fare la lamia, si mette a lamiare, che fazzoletto, lacrimuccia, infatti noi abbiamo dato qualche soprannome a lui tra i quali lacrimuccia, lagna, perché... Lirula. Perché non è possibile giocare a carte con lui, praticamente inizia la serata, ci mettiamo a giocare a carte. Ah, abbiamo capito com'è la maniata. Ah, così finisco questo e me ne vado. Finisco questo e me ne vado. Così non si può giocare. Madonna, perdo 20 euro. Devo fare la casa. Vabbè, ragazzi, se voi giocate pesante, botti di 100, 200 euro. No, giochiamo. Ho questi 3 euro. Li perdo e me ne vado. C'è anche 50 centesimi. Esatto. È sempre così. È stato sempre così. Quindi, preferiamo giocare io e lui. Ma basta sentiamo il nome Daniel. Cioè per questo vi siete messi in quest'angolino sì, qua. Sì, già. Proprio per non farci vedere nel caso in cui dovesse aggirarsi da queste parti, ma. Dico qualche partita a carte ora ve la farete, adesso si è fatto casa, qualche volta ci inviterà sicuramente a se casa. Sì. Oh ragazzi, attento al pavimento! Attento alle piastrelle, alle finestre, minchia, lo sapevo io! Povera Rosy! E io dei manno. Senza contare il fatto che ogni sera mi parlava di andare al Sea Light. Stasera andiamo al Sea Light, minchia ci asciugiamo, ci beviamo qualche cosa, eh. E dicevo, vabbè, andiamo. Nel momento in cui andavamo al Sea Light, che succedeva? Si beveva, faceva, diceva, ci divertivamo, no? Vabbè, ritornavamo a casa insieme poi. Beh, senza femmine, cucciavate, no? E qua è il bello, ora ti spiego. Diciamo, a lui ogni tanto qualche cosa gli poteva pure scappare, ma c'erano certe sere che tornavamo a casa insieme. La mattina dopo, io lo vedevo e lui mi faceva, Madonna compare, ieri sera mi sono portata a quella, a pomiciata, cose. Io gli facevo, oh Daniel, ma se la sera prima ci siamo tornati a casa insieme, a più mi puttasti, quindi... Alcolizzata totale, poveraccio. Il figlio, speriamo che non pianga quanto piangi tu. Simpatico. Allora Francesco, siamo qui oggi, come sai benissimo tra qualche giorno ci aspetta una bella festa, la festa di Daniel, di Rosy che convoleranno finalmente a nozze. Che notizia meravigliosa! Però in questo momento noi abbiamo pensato con Marco di fare un video, no? Dove facciamo fare gli auguri. Tu cosa ci puoi dire, un ricordo, un augurio, un pensiero su Daniel e Rosy? Inventatevi qualcosa, qualsiasi cosa, pure finta. Permettimi Davide di associarmi al tuo augurio per Daniel e Rosy, veramente
questo giorno indimenticabile che tra poco ci appresteremo a vivere insieme, questa grande festa, tantissimi auguri agli sposi. Applauso! Una parola su Daniel, non è possibile, potremmo scrivere un libro, un ragazzo davvero dalle mille risorse, un ragazzo per bene. Come dice, scusi? Un giovane per bene. A Daniel e a Rosy, quindi, se mi permetti, gli auguri di cuore per questo splendido matrimonio e per un futuro radioso. Veramente delle belle parole, Francesco. Ok, buona. Ok. Figliole. Non ce la facevo più. Ma voi non mi potete fare queste cose, più. Ragazzi, non esiste, cioè, devo sparare ste cavolate, dico... No, ma... dai, ma no, perché... è una cosa bellina, lo no. So, è bellina, però io posso dire che Daniel, quando siamo insieme, 20, 30 persone, davanti a persone grandi, perdo la faccia perché butto scorreggi, fa piriti ogni due minuti. Ma... Che cazzo hai detto? Ma poi una puzza, senza decenza, non si rende conto, ma non solo i piriti, dico, quello è il suo marchio di fabbrica, ma perché, dico, lo sapete benissimo, dico, ora voleva fare il politico, questo è arrivato, voleva fare il politico. Io arrivo, io risolvo i problemi del paese, dico, ma vai, un bagno d'umiltà, siamo insieme, tutti insieme, questo qua prende ogni due secondi, arriva e si lamenta sempre che tutti i problemi ce li ha lui e noi siamo le persone fortunate. Ma di più, molto di più. Io penso a quella, mi piango, quella povera Rosy, poverina, ancora non ha capito che vita, che futuro. Guarda, davvero, io glielo auguro, ma la vedo veramente molto male, molto molto male, ragazzi. Dico, ma non stai registrando, vero? No. Ah, vabbè. Guarda, più che un matrimonio affiatato, sarà un matrimonio sfiatato. Allora, girovagando per Caneto abbiamo trovato un collaboratore della ditta Bernardi. Sappiamo tutti benissimo che Daniel collabora con loro da tanto tempo. Quindi chi meglio di te, Ciro, ci può dire qualche cosa di Daniel che ora a ottobre si sposa? Il matrimonio, carissimi signori, è il più grande errore che un essere umano può fare sulla faccia della terra. No, meglio di me no, perché magari io perché vengo da fuori, sono di Napoli, quindi... Però probabilmente con un occhio diverso da un Liparota posso notare una persona. Perché... L'unica cosa che piace, però lo devo dire, se devo dire la verità la dobbiamo dire. No, solo verità. No, perché poi magari una persona, se, a mio modo di vedere, poco professionale, sicuramente. Tanto per iniziare... Dopo tanti anni di studio non sa parlare manco inglese. Assolutamente, figuriamoci quando lo scrive. Una persona molto permalosa, non si poteva dire niente. Gli chiedevi qualcosa sempre con degli atteggiamenti molto ruffi, diciamo così, non all'altezza di una persona laureata. Ma vattene a fanculo! Mi dispiace per chi se lo scusa. Sta a piangere a mia figlia sto figlio che è una mignotta, se lo piovo sfondo tutto. Sembrava sempre che non sapeva mai le cose, rispondeva sempre male alle persone quando... gli chiedevano qualcosa, noi gli chiedevamo qualcosa, sempre molto superficiale, sempre di fretta e molto superficiale. Che cacachezze che è questo? Mettiamo i puntini su lei, io lo tenevo molto a distanza perché era una persona inavvicinabile proprio. Ti ripeto, cioè se la tira. Sì, se la tira, ma anche per strada se la tira, non ti saluta mai. Poi sul lavoro proprio io non penso, se gli devo dare un voto da 1 a 10, neanche a 2 arriviamo. Addirittura. Assolutamente, sempre in ritardo al lavoro. Sempre in ritardo, non so quante assenze ha fatto. E ancora a casa stai? La professionalità, la puntualità non era il suo forte. Levando il campo lavorativo, come lo vedi come persona? No, io spero di non vederlo mai, neanche come persona. Assolutamente, voglio che sia quanto più lontano è possibile. Ma dai un bacetto e falla finita. Quando passava una ragazza manco la guardava. Ora non so, vorrei sapere effettivamente se... Scusa, ragazza non ne guardava, ragazzi? Ragazzi ogni tanto ho visto che un occhio glielo dava, sai? Qualche ragazzo un po' vestito diversamente, più attillato, diciamo così. Lui gli dava quell'occhio, però se ne... cercava sempre di capire se qualcuno lo stava guardando o no, ma siccome che io sono napoletano, con la coda dell'occhio vedevo e me ne accorgevo che quando arrivavano i ciclisti, lui, tutto che gli faceva, sai, tutte quelle mangerie, poi magari arrivava una bella ragazza in minicone, neanche se ne fregava. Ma la sua segretaria se soffrocio! Un'annotazione te la posso fare. Lui era molto permaloso, tanto per incominciare. E poi si arrabbiava quando noi facevamo complimenti agli altri. Lui era subito e diceva, perché a me no? Perché ma che cosa vedi che non c'ho? Se la prendeva appena gli dicevi una cosa. Cioè i complimenti non sono manco per lui, però sono cose che per lui non gli appartengono. Cioè non so per lui. Marco, non ci siamo. Queste interviste male stanno andando. Sai che facciamo? Andiamo a prenderci un caffè in ufficio. E chiamiamo a Terence, vediamo se almeno lui parla bene di Daniel, speriamo, va? Speriamo veramente.
Marco, vuoi un caffè? E perché ora stai ridendo, scusa? No, senti, ascolta questa. Che cosa ci fa una sardina in accappatoio? Si acciuga! Si acciuga! Aspetta. Che come si chiama il prete che non si può toccare? Don't touch! Vabbè. Allora Marco, innanzitutto queste battute non fanno ridere. Io so, anzi, ti dirò di più, mi fanno un pochettino pena. Dico, te lo ricordi perché siamo qua, no? Dico, usalo questo cellulare in qualche modo. Chiama Terez che ancora non è arrivato. Vedi che sta facendo, vai. Vabbè, era il freddo di Sandra comunque. Vabbè. Terez! Ragazzi, sapete cosa ci fanno due carabinieri in auto con un cucchiaio? Imboccano l'autostrada! Questa battuta è come il colpo di fulmine di Daniel Perrosi, va? Io tra un matrimonio per un colpo di fulmine preferisco un single per un lampo di gel. Basta adesso, facciamo un lavoro serio su Daniel. Dico, Daniel è uno di noi, un ragazzo che si è sempre contraddistinto per gentilezza, per educazione. È un ragazzo che si è cresciuto con noi e che non ci ha mai voltato le spalle, non è mai scappato. Che non è mai scappato proprio non direi. Visto che qualche annetto fa eravamo a raccogliere arance, anzi più che raccogliere, rubarle. Come al solito Daniel stava fuori, io e Marco gli passavamo le arance, di colpo ci giriamo. Di Daniel nessuna traccia, le arance che scorrevano lungo la strada. Questa è una storia vera, eh? Cioè lui ha visto una macchina in lontananza e se n'è scappato. Noi il giorno dopo a scuola quando ci ha visto sembrava che avesse visto due fantasmi perché forse pensava che ci avessero attaccato. Vabbò, dai ragazzi, Daniel è un nostro amico, non è che possiamo dire queste cose di lui. Daniel non si permetterebbe mai nei nostri confronti. Io Daniel è sempre stato con noi. In qualunque momento, anche nei momenti del bisogno. Beh, a proposito dei momenti del bisogno, qualche tempo fa eravamo a raccogliere asparagi. Ho dato un sacchetto di carta a Daniel per mettere lì gli asparagi raccolti. Scompare Daniel per un quarto d'ora, 20 minuti. Di colpo spunta con un mazzolino di asparagi. Dice, tieni, mettilo nel tuo sacchetto. E perché il tuo? Beh, il mio mi è servito. No, aspetta, fammi capire, gli è servito perché, cioè mi vuoi fare credere che Daniel ha usato il sacchetto di carta per pulirsi il bisogno? È benissimo. Oh, che schifo. Vabbò, dai, avrà mandato le mutande in lavanderia. A proposito di lavanderia, tu lo sai, no, aspetta, te la devo dire questa cosa, il bicchiere, lo sai che cosa fa un drogato in lavanderia? Il bucato! Il bucato! Sì, la lavanderia. E adesso che intenzione avresti? Cioè, pure Terence vedi che ha parlato male. Non si scherza. Davide, c'è rimasta solo una cosa da fare. E cioè? Piano A. Piano A. E sarebbe? Angela. Dobbiamo intervistare ad Angela. Alla mamma di Daniel. No, tu sei pazzo completamente. È l'unica che può parlare bene di Daniel. No, io ti lascio la telecamera. Ti lascio se vuoi anche le pad e te la puoi andare a intervistare da solo. Io non voglio sapere niente. Buonanotte. Cioè, devo andare a intervistare la mamma di Daniel da solo? Va bene, andiamo a intervistare la mamma di Daniel. Intanto, ciao. Ciao. Tra qualche giorno Daniel sappiamo che si sposa, intanto tu sei contenta di questo? Certo, se è quello che vuole io sono felicissima. Da 1 a 10, quanto ti rompi ad andare al loro matrimonio? 10. Perché ti secchi? Non pensi che Daniel e Rosy stiano benissimo insieme? Potrei dire anche il contrario, tu pensi che Daniel sia il ragazzo giusto per Rosy? Penso sia facile stare con una ragazza in questi, in dei momenti diciamo di vita quotidiana, quando tutto è semplice, quando tutto è bello, non lo so, secondo me il vero matrimonio si vede quando ci sono le difficoltà.
Dai, così sei cattiva con tuo figlio, forse anche troppo. No, non credo che sia troppo. Perché parli così? C'è qualcosa che hai scoperto di negativo? Beh, in questi anni devo dire mi ha stupito diverse volte. A volte ho avuto un'idea sbagliata di lui. Mi Spiegati meglio. ha detto però, recita, per lui non è che è molto sbrigativo, non si sbilancia tanto, però si capisce anche dagli atteggiamenti che era felice, ecco, c'era un qualcosa di diverso. Diverso vuol dire gay. E quando l'hai capito? Quando li ho visti. E cioè? Beh, non è un tipo come che parla, mi racconta le cose. L'ho visto che stava, l'ho visto uscire diverse volte con la stessa persona, allora mi sono fatto una domanda e mi sono dato una risposta. Guardiamo il lato positivo, almeno sarà superdotato. Piccolezze, come tutti, credo. Come tutti, non mi dire che anche lì hai preso una grossa delusione. No, grossa delusione, non credo di averne mai avuto. Devo essere, almeno io che io ricordi, no. Parliamoci chiaro, Angela, ci arriva almeno ad un centimetro. Parli geneticamente? Ben, E come faccio a saperlo? Io mi auguro di sì, perché senso, più di uno, però non possiamo dirlo. dopo il matrimonio, quanti legami omosessuali pensi continuerà ad avere? Con i tempi che corrono spero non più di due, sarebbe un po' più difficile poi portarli avanti come si deve, però. Usa almeno il preservativo, vero? Io spero di sì, da quello che vedo sembra di sì. Questo è un periodo di crisi. Daniel, che rapporto ha con i soldi? È generoso oppure spilorcio? Ti dico solo questo, quando è la festa della mamma, lui cosa mi dice il fiore più bello? Dice, mamma, è inutile che ti regalo fiori, tanto il fiore più bello per te sono io. Perciò tirchio e con il pacco piccolo, cosa aspetti a diseredarlo? Ormai l'ho accettato in toto per com'è. Il pacco era quello, me l'hanno confezionato, me l'hanno dato così, me lo sono preso. Quindi è sperato potesse cambiare. Ma si potrebbe, ma tutti penso che potremmo cambiare qualcosa, no? Ma va bene così. Cambiamo argomento. Parliamo della sua mania di fare scorregge. È una dote innata oppure ha lottato per arrivare a tanto? Guarda, io non so se si è nata o se era una forma di gelosia nei confronti del fratello, voleva raggiungerlo, può darsi, mi sono fatta io quest'idea, ma l'importante è che ci sia arrivato per lui stesso. Adesso però andrà a vivere con Rosy. Se continua così sarà un problema, cambieranno le cose. Tu che ne pensi? Questa è la più difficile di tutte le domande. Cosa penso? Devo dire la verità, un po' sono preoccupata per la situazione. Spero che serva a qualcosa e che cambi, che si ritorni. Non dico ai tempi di una volta, ma bisogna comunque fare un cambiamento. Sicuramente ci sarà. Spero sia positivo per tutti noi. Riesci a darmi tre aggettivi per definire la puzza del pirito di Daniel? Orrendo, atroce. E impotenti siamo noi non poter fare niente per evitarla, ecco. Se un giorno Daniel lasciasse il suo lavoro al Tritone per spacciare droga, ti dispiacerebbe? No, è vero che noi italiani tendiamo sempre ad avere, a cercare dei lavori un po' più particolari dove, diciamo, l'impegno sia minore purtroppo, però dobbiamo capire, ci dobbiamo adattare un po' a tutto adesso. Ma insomma, Marco, come dobbiamo fare per trovare qualcuno che parla bene di sto santo cristiano? Manco sua mamma è stata in grado di dire due parole belle. Cioè, ma chi dobbiamo andare a intervistare a questo punto, noi? Forse mi è venuta un'idea. Sentiamo, qual è l'idea? Vieni con me, fidati. Sì, l'ultima volta che mi sono fidato di te mi sono ritrovato su Canale 5 con Gerry Scotti. Muoviti! Allora entro in un pensiero su Daniel. Oltre ad essere cugino è come un fratello. Hai tre qualità, ecco, che contraddistinguono il suo carattere. Un grande lavoratore, è buono e coraggioso. Perciò siete molto legati tra di voi. Da 0 a 100, quanto gli vuoi bene a Daniel?
101. Va bene, dai, può andare. Stop. Sicuri posso andare? Sì, 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 puoi andare. Grazie. Voi siete pazzi. Siamo pazzi. Secondo te abbiamo esagerato? No, il fucile forse ce lo potevamo risparmiare. Ma è pure scarico il fucile. Sei fatto un ammazzato. Via. Si stanno per sposare, perché l'ho saputo. Conosco Rosy, so che è una brava ragazza. Conosco Daniel, so che è un bravo ragazzo. E spero che siano felici e che possano vivere la loro vita sempre insieme, serenamente. Grazie, ciao. Auguri! Ciao, che auguri di vero cuore! Un augurio speciale ad una persona speciale, ad una coppia speciale che viene veramente dal cuore. Vi auguro tanta felicità. Caro Daniel, permettimi innanzitutto di chiedere scusa a tutti i tuoi familiari, perché ovviamente quelle parole che ho detto non erano farina del mio sacco. Mi sono state storte le mie dichiarazioni, ero un copione già scritto che mi hanno dato Marco e Davide. Veramente ti sono amici molto questi ragazzi. Mi hanno detto, insomma, che parole usare. E invece, a parte lo scherzo, a Daniel e Rosy auguro di cuore che questo giorno possa essere l'inizio di una vita insieme radiosa, con tanti figli. Quindi un augurio sincero e per un matrimonio davvero felice. Un abbraccio grande, auguri, auguri, auguri. Allora, carissimo Daniel, ti voglio solo dire una cosa, che tutti sappiano che tutto quello che ho detto è praticamente l'opposto. Assolutamente, sei una persona meravigliosa, entrerai a far parte della grande famiglia degli sposati. Affronterai la vita, spero che l'affronterai perlomeno per come lavori, cioè in modo veramente professionale. Sei un'ottima persona, ti voglio molto bene e ti auguro veramente di diventare padre. Non mi invitare, sarebbe tutto inutile, il regalo non te lo posso fare. Ma ti posso fare un altro regalo, che se ti devo servire al tavolo, ti servirò come ho fatto sempre, con la massima professionalità e rispetto che ho avuto per te e per chi ti ha dato lavoro fino ad ora. Ciao Daniel. Tantissimi auguri a Daniele e Rosy per un felicissimo matrimonio e per una serena vita insieme, e mi raccomando, figli maschi. Cosa gli devo dire? Gli auguro il meglio possibile, tanta felicità, tanta serenità, e spero che il loro futuro sia al di sopra delle aspettative di tutti noi. Ma questo lo auguro un po' a tutti. Sono felicissima per questa loro scelta e spero che nel concreto tutto vada come debba andare. Ti voglio bene, Daniel! Ciao anche a te, Rosy! Noi ci siamo ridotti così. Speriamo che voi non fate anche la stessa fine. Tantissimi auguri. Augurani. Vabbè, dai ragazzi, ci siamo divertiti in fondo, dai. Ora è arrivato il momento di farvi gli auguri. Certo, io prima di farvi gli auguri vorrei chiedere scusa, non tanto a voi, ma più che altro ai genitori, ai parenti di Rosy, che bene o male ci conoscono di meno. Lucio, Angela, ormai ci conoscono da tanto tempo e se l'aspettavano una cosa del genere. Certo, ad Angela in effetti una scusa maggiore ci vuole, però bene o male lo sa, l'abbiamo fatto con la buona fede, giusto per divertirci un po'. E non lo so, a questo punto io penso che sia importante che voi vi siete sposati, che a questo punto voi abbiate una vita serena, felice. Certo, aspettatevi che prossimamente qualche altra cosa la combiniamo, non è che ci siamo fermati qua, non è che siamo cresciuti ancora. Forse voi siete cresciuti più di noi e per questo vi do il mio in bocca al lupo e spero veramente di una vita serena, piena di felicità e di tutte le soddisfazioni che veramente meritate. Ciao! Adesso tocca a me diventare serio per un attimo per potervi fare gli auguri. Ma visto l'occasione, penso sia giusto e quindi di cuore vi auguro felicità eterna insieme. Ma il mio vero augurio, l'augurio più grande, sia quello che questo filmato che ci siamo appena visti tutti insieme ce lo possiamo rivedere fra 50-60 anni, perché per due semplici motivi. Innanzitutto perché vorrà dire che siamo ancora in vita, quindi questo è l'augurio più grande, di tanta salute. Ma specialmente vorrà dire che se ce lo guarderemo ancora tutti insieme, abbiamo mantenuto quel rapporto di amicizia che è veramente, spero, ci sia sempre. Quindi veramente auguroni,
tanti auguri di tutto e speriamo di vederci fra 50 anni. Ciao! Fermi tutti, scusate, fermi, non applaudite, per favore, silenzio, grazie, per favore, scusate. Intanto leviamo questa scritta fine, perché non serve. Io, purtroppo, è più forte di me, non posso permettere che un mio video finisca in una maniera così smielosa, con i miei auguri, soprattutto così seri. Quindi, scusami Daniel, però, visto che questo video è partito con delle foto tue, penso sia giusto che finisca con delle foto tue. Naturalmente non sono foto che si trovano tutti i giorni negli album di famiglia. Anzi, visto la particolarità delle foto, volevo dire a tutti i genitori che hanno bambini in sala, a tutti i bambini in sala, di guardarle bene queste foto, mi raccomando, perché vi possa servire di lezione che nella vita, prima di fare delle foto particolari, pensateci due volte, perché magari poi ci sono degli amici che le pubblicano queste foto. Buona visione!